Oggi vi faccio vedere come eliminare permanentemente un file dal vostro Mac. Quando si sposta un file nel cestino e si svuota il cestino, in realtà i file rimangono ancora sul vostro computer e tramite dei tool è possibile anche recuperarli. Se volete però eliminare un file permanentemente ed evitare che venga recuperato utilizzando un tool o magari se qualcuno dovesse purtroppo rubare il vostro computer, la procedura da fare è quella che vi spiegherò adesso. Lo faremo tramite un'app gratuita che cosa fa? Quando elimina i file, scrive oltre 30 volte su quella specifica allocazione di memoria in modo tale da non lasciare alcuna traccia del file eliminato. Per farlo dovete aprire il Mac App Store e cercare Permanent Deleter, è un'applicazione gratuita che potete utilizzare su tutti i Mac. Una volta installata l'applicazione, il mio consiglio è quello di spostarla dalla cartella delle applicazioni sino al vostro dock in modo tale che quando volete eliminare permanentemente un file non dovrete fare altro che spostare il file sull'icona dell'applicazione appena installata. Il sistema vi chiederà se volete eliminarlo permanentemente e il gioco è fatto, il file verrà eliminato. Inoltre, cliccando sull'icona dell'applicazione, automaticamente verrà svuotato il cestino se volete eliminarlo permanentemente, sempre con la solita tecnica, in modo tale che tutti i file non possono più essere recuperati. È un'ottima cosa per la vostra privacy. Io sono Dario Cagliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.